Avvocata Aurora D'Agostino, allora c'è stato il rinvio a giudizio di Eric Torzi per l'omicidio della moglie. Come è andata questa udienza? È andata come credo fosse ovvio andasse, quindi con il rinvio a giudizio, con una difesa che sostiene sostanzialmente di non innocenza, diciamo, la non colpevolezza dell'imputato, con la costituzione di diverse parti. Ecco, chi sono le parti civili che si sono costituite? Le parti civili che si sono costituite sono, vabbè, i familiari, la sorella e la mamma, la madre, che erano presenti. La mamma, sì, e poi ci sono ovviamente, cioè, il tutore per la, per le bambine, per sì, i minori. Io mi sono costituita al giudizio per il Centro Veneto Progetti Donna, che gestisce il centro antiviolenza di Padova, in particolare lo sportello di Avano Terme, a cui tra l'altro la Nicoletta si era rivolta a suo tempo, sì, e l'Associazione Nazionale Dire, che è, diciamo, l'associazione nazionale che raccoglie tutti i centri antiviolenza, buona parte dei centri antiviolenza, la maggioranza dei centri antiviolenza presenti in Italia, la situazione appunto Dire. Ecco, lui era presente in aula? Lui era presente in aula. Ha detto qualcosa? Al suo avvocato. E non ha parlato, non ha, che aspetto aveva? Come si è presentato? Era... Non so, non lo conoscevo prima, quindi non l'avrei... Ma tramite il suo avvocato cosa ha detto? Cioè si è ribadito di essere innocente o ha fatto qualche ammissione? Non ha fatto nessuna dichiarazione, neanche tramite il suo avvocato. Ovviamente l'avvocata o l'avvocato del difensore ha depositato una consulenza di parte, a commento, diciamo così, a critica della consulenza medico-legale. E io non ho ovviamente avuto ancora contestando un modo di vederlo, quindi non so che cosa ci sia nel merito. Scusi avvocato, contestando l'omicidio, è questo? Contestando di essere responsabile dell'omicidio, sì. Ma nella loro consulenza sostengono che si tratti di un suicidio o...? Non ho idea di cosa sostengono, perché non ho ancora avuto modo di vederla, ripeto. Però immagino che non dica che l'ha ammazzata lui. Se c'è una consulenza di parte, immagino che l'alternativa sia sostenere il suicidio.